fare voi. Allora, vedi, lì il periodo più concreto, diciamo, più concreto, è allora, io voglio che il segretario per i panni si può fare poi ancora una volta stamattina vediamo la letta, vediamo di tutti i decreti presidenziali effettuati a nome del sito. In merito a questo io consegno a vedere che le parti integrate della delibera stessa all'esempio della Corte Costituzionale 3.4 del 2016. Chiedo infine di inviare tutti i decreti alla Corte dei Conti e alla Procura Generale della Repubblica di Azione di Napoli, precisamente al PM Giancarlo Novelli, chiedendo la cortesia di non poter utilizzare due mezzi e due misure, perché lo stesso PM ha fatto emergere delle irregolarità e delle perplessità sui concorsi fatto la nomina di più persone, cioè nomina basata su altri persone. Quindi chiedo l'invio alla Procura Generale Repubblica di Napoli, al PM Giancarlo Novelli, di tutti i decreti sindacali della Corte Costituzionale, la sentenza della Corte Costituzionale 3.4 del 2016. Consigliere, che non è discussione, che forse una cosa non c'è chiara, subito vengo a sistema, cioè sul deposito del deposito, perché che viene inviato cosa, la Corte dei Conti, i sindacati, non c'è come dare, la domanda così, fammi dare la risposta. Ma il telefono che noi studiamo direttamente, non alla Procura, ma un PM in particolare. Evidentemente il segretario dell'altro ritiene di dover investire della questione la procura